La Resistenza Partigiana, a cui è dedicato il noto canto popolare che è aperto a Pescara da 2 giorni di lavori del congresso regionale dello SPI CGIL Abruzzo e Molise, è in fondo quella capacità, quella forza quotidiana che riescono ad esprimere i pensionati che più di tutti subiscono l'attuale fase delicata sotto tanti punti di vista sociale, sanitario, economico e politico. L'incontro è iniziato oggi alla Palabecci, 155 delegati in rappresentanza di oltre 57.000 iscritti, chiude un percorso che ha visto lo svolgimento dei congressi provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e del Molise, di oltre 100 assemblee intercomunali e delle leghe dello SPI CGIL. Nel corso di questi incontri sono stati affrontati temi cruciali quali le pensioni, i trasporti, la sanità, l'energia, l'ambiente e lo sviluppo delle zone interne. Antonio Iovito, segretario generale SPI CGIL Abruzzo e Molise. Siccome la lotta di classe non va in pensione, quindi dobbiamo continuare. E dobbiamo continuare anche con il nostro impegno, con la nostra memoria, con quello che noi possiamo apportare di positivo alla società. E posso dire una cosa, quello che è più inaccettabile in questi giorni è il comportamento del governo che fa cassa sui pensionati e come se fossimo un peso rispetto alla società. Questo concetto deve culturalmente cambiare perché è una cosa ingiusta. A persone che dopo 30 anni, 40 anni hanno versato i contributi, vengono tagliate le pensioni senza la rivalutazione. Sinceramente, insomma, non è una cosa bella. E se dovessi dirle va bene il piano che la Regione, per esempio, sta presentando in coerenza con le strutture nazionali del Ministero su la medicina territoriale, le casse di comunità, l'abbiamo sempre rivendicato. Il problema vero è che ci mettiamo dentro a queste strutture il personale. L'emergenza vera della sanità oggi è il personale. E poi il lavoro. Dentro questo ragionamento è il lavoro. Il lavoro che è stato penalizzato in tutti questi anni, è stato svalorizzato e in questo deve fare una riflessione molto seria anche la sinistra. Perché il lavoro precarizzato, il lavoro parcellizzato, diviso, ha bisogno di strumenti legislativi che gli danno i diritti universali, gli assicurano ovviamente la conoscenza e il sapere, contemporaneamente anche la formazione permanente e insieme a questo anche la necessità di avere dei diritti universali come quelli della sanità. Un'ultima cosa, lo sapremo domani, però Iovito, verso la riconferma, giusto? Sì, verso la riconferma, se ovviamente i compagni lo vorranno, le compagne e i compagni lo vorranno, lo sceglieranno, che noi siamo così sempre pro tempore, quindi però insomma speriamo di poter dare ulteriormente un altro contributo per qualche anno.